prima del varie ufficiale delle compagnie, mentre qui davanti alla giuria passa ancora questa rappresentanza dell'Associazione della Comunità Italiana di Pirano. La nostra bellissima madrina con il bellissimo Re Carnevale sta avanzando. Cosa ha detto di tua moglie? Che non senti tua moglie, che sei bellissimo, lo devo dirlo. Vabbè, non diciamo niente, allora direi che... Oggi è un permesso speciale, no? Bellissima ci madrina. Per qualche ora. Chiuda un occhio a questa moglie. Aspetta, vai. O tutti e due, dai. Dai, diteci qualcosa. Il tempo della nostra parte, Le piede sono completi in inglese, grazie dell'applauso. Un grande applauso a tutti, facciamoci sentire. Vediamo questo applauso del carnevale della nostra matrimonio. Andateci, carnevale internazionale, ci voleva anche la citazione inglese da parte del Renico. Allora, vediamo la prima compagnia, l'Ongia, il titolo è un giro in pastello, la compagnia Ongia apre la sfilata per prima quest'anno, si augura di trasportarvi in un viaggio verso tempi passati e atmosfere medievali. Un grande castello si vede già sfilare con rumori di spade e grida di battaglia. Un gruppo di manigoldi, scrivono, sta cercando di penetrare le difese del castello a sonni cornate d'ariete, ma per fortuna i cani di castellani difendono le mura a ogni costo. E adesso vedremo più avanti com'è questa scena di questo castello preso d'assalto. All'interno del castello ci sono anche gli arcieri che fanno pratica cercando di colpire delle mele un po' bizzarre che proprio non vogliono stare ferme. Adesso scopriremo questo che stiamo raccontando, lo vedremo dal vivo. Ce lo faranno i nostri beniamini o dovremo tagliare intere foreste per procurare loro delle nuove frecce? Vediamo un po' anche la battaglia che sta avanzando. Poi c'è anche un gruppo di paladini che fa pratica di battaglia simulando il gioco della giostra. Attenzione a tutto il pubblico, mi segnalano, perché qualche volta capita che un cavallo si getti sulla folla, attenzione, o che qualche pezzo di armatura salti in aria. Fate attenzione, è un gioco molto pericoloso. C'è un mondo subbuglio in questo castello, come possiamo vedere. Guarda, guarda che c'è l'attacco al castello in questo momento, vedo un tentativo di difesa. Volte che battaglia in chiusura. Venite, venite avanti, stanno avanzando. No, qua, questa sorta di ariete. C'è proprio l'ariete che dovrebbe anche tentare l'assalto al castello insieme a questo gruppo, che il gruppo dei manigoldi. Eccola qui, c'è anche il simbolo dell'Ongia che apre il 66esimo corso mascherato di Muggia. Mancare la catapulta, logicamente siamo in pieno medioevo. Guardiamo che la nostra giuria è già attenta a cominciare con le valutazioni, ci spostiamo proprio indietro perché altrimenti non vedono. Ecco qui. Trombe e tamburi accompagnano questi guerrieri. Attenzione, la catapulta in azione. E c'è anche un attacco al castello, vedo volare parte igienica, anche di tutto. Però il castello resiste. Mi chiedo il re. Guarda, guarda la rete, sta arrivando la rete. Attenzione al re, attenzione al re. Vediamo che sarei un po' preoccupato.
ha rimesso qualche momento. Continuano qui gli attacchi dell'Onja, mi ricordo Esteva della sfilata Un Giro in Castelvente, vediamo già delle mele che stanno sfilando qui perché ci sono degli arcieri che fanno pratica appunto cercando di colpire delle mele definite un po' bizzarre che non vanno a fare ferme, quindi degli arcieri che stanno tentando di colpire a due cacce. C'è una piccola mela addormentata, quindi quanto tempo ha? 7 mesi? 17 mesi, piccolissimo. Ci sono anche qui i tamburi e le trombe si sentono suonare perché c'è la banda del Leone che arriva con il suo di cavalieri che cercheranno di far ballare tutto il pubblico. Potete sentire anche voi con un po' di entusiasmo che arriva anche la musica dell'Oncia mentre continuano a sfilare le mele colpite da questi giovanissimi arcieri a seguito del castello dell'Oncia. It's not my problem.
ci mette sul tubo sono proprio grandi, mettetevi pronti a togliere i doni, pronti,